Buongiorno, oggi inizieremo a parlare della sostenibilità dei mangimi per l'acquacoltura. In particolare lo faremo nel quadro delle risorse oceaniche e della domanda mondiale di prodotti ittici. Queste conversazioni avverranno in due tempi. In questa prima parte parleremo delle sostituzioni delle farine di pesce e degli oli di pesce. Nella seconda parte, invece, analizzeremo come il pesce risponde alle sostituzioni, di proteine ittiche di olio di pesce con proteine alternative e con lipidi alternativi. All'inizio del XX secolo la pescosità degli oceani era ancora piuttosto importante e in varie aree dell'Oceano Atlantico si riuscivano a catturare oltre 11 tonnellate di pesce per chilometro quadrato. Vedete tutte le aree rosse nella diapositiva. Soltanto un secolo dopo le aree rosse sono scomparse. E dove si pescavano fino a 11 tonnellate per chilometro quadrato, ora si pescavano soltanto più 3 tonnellate o meno. Questo ha posto seri problemi relativamente alla conservazione della risorsa oceanica. E l'acquacoltura, un utente di queste risorse per quanto riguarda il confezionamento dei mangimi, per quanto riguarda in particolare produzione di farine di pesce come sorgente proteica e oli di pesce come sorgente lipidica, si è messa ovviamente in discussione. Ma vediamo qual è il quadro, mondiale della pesca e dell'acquacoltura. La FAO ogni 2 anni pubblica un rapporto, si chiama Rapporto Sofia. Ecco, qui abbiamo il rapporto Sofia 2020 che riporta dati aggiornati fino al 2018. Vediamo in questa tabella varie informazioni circa la produzione totale della pesca, la produzione totale dell'acquacoltura, l'utilizzazione dei prodotti ittici, ma in particolare possiamo vedere come il consumo da parte degli umani è andato via via aumentando negli ultimi decenni e siamo arrivati nel 2018 al consumo di 156 milioni di tonnellate, 156 milioni di tonnellate di prodotti ittici. Una parte di questi prodotti proviene dalla pesca, ma una parte sempre maggiore proviene dall'acquacoltura. Ormai la maggior parte proviene dall'acquacoltura. Infatti l'acquacoltura produce con la produzione di 82 milioni di tonnellate di prodotto, supplisce in larga parte, in una parte anche sempre crescente, percentuale sempre crescente, al fabbisogno dei prodotti ittici mondiali. D'altra parte, se andiamo a vedere a confronto un grafico che ci mostra l'andamento del catturato di pesce selvatico nell'ultimo mezzo secolo, vediamo un plateau che inizia subito dopo alla fine degli anni 80, all'inizio degli anni 90, un plateau oltre il quale non si riesce ad andare, oltre il quale anzi è inopportuno cercare di andare. Mentre per quanto riguarda l'acquacoltura, vediamo che da produzioni quasi percentualmente insignificanti della prima metà del XX secolo, con la fine dello stesso, la produzione dell'acquacoltura è andata aumentando sempre di più e vedete quale sia la misura già a livello del 2010 rispetto al prodotto della pesca.
quale può essere la proiezione futura. In una proiezione al 2050 prevediamo che la cattura di pesce selvatico vada via via riducendosi, non soltanto per carenza della risorsa, ma proprio per la volontaria riduzione della pressione di pesca sulla risorsa. Mentre l'acquacoltura si prevede andrà aumentando la propria produzione e avrà la responsabilità di supplire alla domanda ittica crescente. Domanda ittica crescente da parte della popolazione sempre più conscia che il pesce nella dieta è un prodotto che fa bene alla salute, ma anche una popolazione mondiale che ormai sta aumentando in via esponenziale. D'altra parte vediamo come l'acquacoltura sia tra le varie attività umane, rappresenta il settore agroalimentare a più rapida crescita, una crescita superiore al 7,5% per anno, almeno dati registrati dal 1990 al 2009 in un ventennio a cavallo dei 2 secoli. Ma vediamo cosa ci si aspetta negli anni a venire. Con 78 milioni di tonnellate prodotte dall'acquacoltura ancora nel 2015, si prevede che per il 2050, cioè fra 30 anni, arriviamo a oltre 155 milioni di tonnellate. Siamo quindi di fronte a una vera e propria rivoluzione blu, una rivoluzione blu di cui si è cominciato a parlare già una ventina di anni fa. Una rivoluzione blu che si viene ad aggiungere storicamente a una serie di rivoluzioni che l'umanità ha attraversato nella propria evoluzione, a cominciare dal periodo mesolitico e prima rivoluzione agricola dell'era neolitica, quando l'uomo ha cominciato a coltivare la terra. L'aumento di produzione agroalimentare ha consentito anche un aumento della popolazione mondiale. Ma dobbiamo arrivare alla seconda metà del millennio appena terminato per vedere un'altra grande rivoluzione che ha interessato l'agricoltura, o se vogliamo tutto l'agroalimentare, che è una rivoluzione seguita alla rivoluzione industriale, le macchine che cominciavano ad aiutare l'uomo nella lavorazione della terra. Ma la rivoluzione più importante l'abbiamo probabilmente avuta all'inizio del XX secolo, quando Haber e Bosch hanno inventato una metodologia industriale per la produzione di ammoniaca, un importantissimo fertilizzante per il terreno, un'importantissima sorgente di azoto utilizzabile da tutte le piante, da tutte le colture vegetali. Questo aumento della fertilizzazione però ha portato ad altri problemi che sono stati risolti dalla genetica. Abbiamo Burlag che attorno agli anni 70 del secolo scorso, con i suoi studi sulla genetica dei cereali,
ci regala semi in grado di consentire una produzione cerealicola importante con un uso sempre minore di terreno. Ma la rivoluzione blu arriva dagli anni 80 ed oltre. Oltre 1,3 miliardi di persone ricavano il proprio fabbisogno proteico dal pesce allevato e questa popolazione è in costante crescita. Innovazione e ricerca per sostenere la rivoluzione blu, l'ultima storica rivoluzione nell'agroalimentare, sono fondamentalmente necessari per arrivare ad alimentare la popolazione mondiale che in crescita è inarrestabile nei prossimi 30 anni. Quindi la ricerca per una sostenibilità e qualità dei prodotti ittici in acquacoltura. In Italia è stato avviato un grosso progetto finanziato dalle fondazioni di origine bancaria, progetto AGER, proprio per studiare la sostituzione delle farine di pesce con altre sorgenti proteiche alternative. Questo progetto si chiama 4F, Fine Feed for Fish, e si affianca ad un altro progetto che ha finalità simili, anche se vagamente diversificato, che si chiama Sashin. Vedete un esempio di mangime pellettato distribuito, mangime pellettato estruso distribuito in un allevamento di specie ittiche carnivore. Storicamente, nei mangimi, la sorgente lipidica proveniva soltanto dall'olio di pesce. La sorgente proteica proveniva dalla farina di pesce. Se noi simuliamo una montagna di farina di pesce necessaria per la produzione dei mangimi necessari di questi tempi e la compariamo con il fabbisogno di farina di pesce che potremmo avere a metà di questo secolo, vediamo veramente una montagna di proteine che se verranno estratte dall'oceano, ovviamente andranno contro i principi della sostenibilità per le risorse della pesca. Quindi abbiamo questo problema di sostenibilità. E come viene impostato? Quanta risorsa della pesca è necessaria per produrre 1 chilo di pesce allevato? Chiamiamo il rapporto fishing, fish oil o FIFO, il rapporto tra pesce utilizzato per la produzione di mangimi e pesce prodotto con gli stessi mangimi. Il rapporto FIFO si calcola moltiplicando il fattore di conversione per la percentuale nella dieta di farine di pesce e di olio di pesce, diviso l'estrazione percentuale dal pesce selvatico in termini di farina e di olio, quindi quanto pesce ci vuole in funzione anche del rendimento dell'estrazione. L'esempio della trota. Con la trota, con un fattore di conversione 1 a 1, 1,1, abbiamo un valore FIFO che è 0,94, cioè si produce più pesce di quanto ne consumiamo.
per alimentarlo. Beh, questo è già un buon risultato. Non è detto sia ancora il risultato massimo che vogliamo ottenere, è già un ottimo risultato. Ed è un risultato ottenuto negli ultimi anni. Come vedete, qui un esempio, dal 95 al 2020, per il salmone arrivavamo nel 95 a 7,5 kg di pesce per produrre 1 kg di salmone, per la trota eravamo a 6 kg, per il pesce marino circa 3 kg, fino a pesci che già negli anni 90 venivano alimentati con proteine alternative, tipo tilapia, pesce gatto, eccetera, dove già allora eravamo sotto la soglia 1, quindi già allora si produceva più pesce di quanto se ne consumasse. Veniamo ora negli ultimi anni, nel 2020. Nel 2020 arriviamo a quel salmone, siamo a 1,5 kg di pesce per 1 kg di salmone, con la trota siamo anche a meno di 1 kg, pesce marino siamo scesi a 0,8, con tilapia e pesce gatto siamo veramente a tracce di prodotto della pesca per produrre 1 kg di pesce. I risultati previsti per il 2020 in realtà sono già stati in parte raggiunti o superati proprio grazie ai risultati della ricerca. Ma vediamo storicamente come l'acquacoltura ha fatto pressione sui riproduttori della pesca. Vediamo qui circa una crescita del circa dell'8% per anno dell'acquacoltura. La pesca invece negli ultimi 25 anni almeno è rimasta praticamente costante o in lieve discesa, ma l'acquacoltura che consumava 1 milione di tonnellate di olio di pesce negli anni 70 consuma ancora lo stesso quantitativo di olio di pesce, benché sia aumentata notevolmente la produzione dell'acquacoltura. Per quanto riguarda la farina di pesce, consumava 6-7 milioni di tonnellate negli anni 70-80 e tale è il consumo attuale. Per cui la crescita dell'acquacoltura non incide negativamente sulla risorsa oceanica. Se andiamo a vedere la stessa informazione in un altro modo per chiarire meglio, dal 2000 al 2020 abbiamo l'aumento della produzione dell'acquacoltura, dei mangimi per l'acquacoltura anche. Vedete? Arriviamo da 14 milioni di tonnellate a 65 milioni di tonnellate, ma la percentuale di farina di pesce, di olio di pesce utilizzato per questi mangimi è rimasta sempre la stessa e quindi è scesa dal 24% di 20 anni fa al 7% del 2020. Quindi la domanda è poi questa. Posso fargli continuare a usare a volontà la farina di pesce e l'olio di pesce nei mangimi per l'acquacoltura? Non è sostenibile, non sarebbe sostenibile, quindi noi dobbiamo continuare a puntare nella direzione che abbiamo percorso finora. Quali sono le alternative alla farina e all'olio di pesce? Lipidi e proteine in particolare devono essere ottenute da altre sorgenti. Quindi l'indipendenza dalle risorse della pesca è la priorità assoluta per il futuro dell'acquacoltura.
Ma a questo punto poniamoci una domanda. Ma i pesci e i gamberi hanno veramente bisogno della farina di pesce? In realtà no. Pesci e gamberi carnivori hanno bisogno di aminoacidi essenziali, di un corretto rapporto di proteina ed energia. La farina di pesce è semplicemente una eccellente sorgente di proteina, altamente digeribile, molto ben palatabile per la dieta del pesce, quindi con un'eccellente composizione aminoacidica, sia di aminoacidi essenziali che no, inclusa la taurina, e senza priva, cioè di sostanze antinutrizionali, di fattori antinutrizionali. La farina di pesce può essere rimpiazzata. Questo, il rimpiazzarla però presenta dei costi per l'industria, per la ricerca, intanto per la ricerca di sorgenti alternative, per l'industrializzazione dell'uso di queste sorgenti alternative. Quindi sono necessari supporti di ricerca e sviluppo per ridurre i costi della sostituzione della farina di pesce. Cioè noi possiamo sostituire la farina di pesce, ma in questo momento lo possiamo fare solo a costi ancora relativamente alti. La ricerca ci consente di abbassare questi costi e quindi di arrivare a una sostenibilità anche economica dell'operazione. Allo stesso modo, il pesce e il gambero non hanno necessariamente bisogno di olio di pesce. Si tratta comunque, l'olio di pesce è comunque una sorgente energetica altamente digeribile. Contiene degli acidi grassi essenziali, in particolare acidi grassi a lunga catena del tipo omega 3. Se pensiamo ai gamberi, invece dobbiamo anche aggiungere fosfolipidi e colesterolo. Ci sono quindi parecchie opzioni alternative di sorgenti lipidiche che possono produrre energia altamente digeribile, fosfolipidi e colesterolo. Il solo collo di bottiglia reale sono gli omega 3 a catena lunga. Praticamente gli acidi grassi omega 3 a catena lunga, in particolare EPA e DHA. L'EPA con 20 atomi di carbonio, 5 legami insaturi, l'ultimo in posizione 3, ossia acido eicosapentaenoico. E il DHA con 22 atomi di carbonio, 6 legami insaturi, l'ultimo in posizione omega 3, e l'acido docosa esaenoico. Quindi la produzione è possibile senza farine di pesce o olio di pesce. Ma siamo sicuri? Cosa vuol dire questo? In realtà noi possiamo sostituire olio e farine di pesce con varie proteine, per esempio proteine di pisello, proteine di mais, proteine di altri cereali, possiamo utilizzare sorgenti oleose, olio di girasole, olio di soia, anche proteine di soia. Tutto questo però non vuol dire che possiamo semplicemente sostituire una proteina per una proteina. Dobbiamo tenere conto che ogni sostituzione, visto che non stiamo parlando di materie pure, di sostanze pure, non è pura la farina di pesce, non sono pure le proteine alternative. Quindi, assieme alla farina di pesce, noi abbiamo altri fattori nutrizionali,
magari minori, che sono comunque importanti. Nelle farine proteiche alternative invece possiamo avere carenza di questi fattori importanti, ma possiamo anche avere fattori antinutrizionali pericolosi e dannosi per la crescita normale del pesce. Prodotti, i cosiddetti byproducts, le farine d'insetto, i prodotti di scarti degli frutticoli, le farine di insetti, addirittura l'insetto prodotto sugli scarti degli ortofrutticoli con una vera e propria economia circolare. Ma andiamo a vedere cosa succede agli amminoacidi. Se noi abbiamo qui in verde, in questo radar, abbiamo l'esempio della farina di pesce in verde e la prendiamo come esempio. Andiamo a prendere poi la farina del Black Soldier, un insetto normalmente coltivato, e vediamo che è carente di metionina. Vediamo che poi vedremo anche che manca, anche se non è indicato qui nel radar, manca poi anche la taurina. Vediamo un altro tipo di insetto. Vediamo che questa è la mosca comune. Vediamo che ha fenilalanina in eccesso, la metionina. Ce l'ha, c'è comunque un qualche disequilibrio. Nella farina di pollo, invece, nei residui della lavorazione di pollo, vediamo anche qui c'è per esempio una carenza rispetto alla farina di pesce, c'è una carenza nella valina, c'è una carenza nella metionina. E c'è una carenza anche nella lisina. Va bene, noi possiamo comunque, conoscendo questo, conoscendo il fabbisogno degli amminoacidi della specie ittica che vogliamo allevare, possiamo correggere la formulazione aggiungendo amminoacidi. Possiamo aggiungere amminoacidi sintetici. Possiamo quindi prendere farina di avicoli, farina di altri prodotti animali terrestri come di suino, si usa anche sangue di suino e farine di insetto. Quindi un completo ripiazzamento della farina di pesce con farine di suino e di avicoli è possibile ed è stata sperimentata con successo in varie specie. In questo studio abbiamo un esempio sulla tilapia, ma abbiamo parecchi altri studi in corso o ultimati sulla trota, sulla spigola e sull'orata. La sostituzione della farina e dell'olio di pesce negli alimenti per pesce è già da una quindicina d'anni sulla strada e si può vedere da questo grafico per varie specie, un salmone, trota si vede come la farina di pesce e l'olio di pesce sono stati via via sostituiti fino ad arrivare ormai a valori, valori percentuali di presenza nel prodotto, nel mangime confezionato, decisamente bassi, ma molto molto inferiori a quanto, accadeva, 25 anni fa.
Grazie a questi risultati sono stati ottenuti grazie a ricerche finanziate dall'Unione Europea, come il progetto PEPPA, RAFOA, Aquamax, Arraina e più recentemente appunto il progetto AGER, finanziato in Italia dalle fondazioni di origine bancaria. Tuttavia, tutto questo comporta problemi associati che potremmo definire problemi di nutritional welfare nel pesce e conseguentemente problemi di tipo sanitario per il pesce ovviamente, che richiedono ancora studi adeguati. Con questo abbiamo finito la prima parte della nostra lezione. Grazie per l'attenzione.